La mente, entità pontificale, ciò che regge al di là della vostra mente, il relativo senza il relativo, è la dualità insita in colui che guarda al relativo, altrimenti non ci sarebbe il relativo. E che cos'è che iscrive il relativo nell'assoluto se non la mente? E che cos'è che costringe il relativo a definirsi tale se non la mente? Quindi il relativo esiste in quanto esiste la mente, cioè la vostra mente e la mente di altri esseri che non sono ancora non mente. Questa è l'essenza del guardare al relativo come realtà inscritta nell'essere, ovvero sia, è la mente che definisce l'essere e il relativo, ed è la mente che definisce il relativo come inscritto nell'essere, e l'essere come essenzialità che dà origine al relativo. Quindi, tutto quello che voi raccontate sul vostro io non ha spazio nel momento in cui togliete la vostra mente, ma ha spazio invece quando la vostra mente definisce qualsiasi cosa. Nel definire si profila il relativo, nel definire si profila la realtà che voi vedete, e non già in se stessa, ma proprio nel momento in cui voi la definite. E se essa è tale proprio nel momento in cui la definite, che sarebbe di questa realtà se si togliesse la mente? Esisterebbe il relativo? Esisterebbe l'assoluto? Oppure tutto non sarebbe nient'altro che ciò che è?